dopo un po' di tentativi, due, perfetto, abbiamo masterato la Murasame, tra parentesi ce ne serve un'altra, ho rifatto la battaglia con Minamimoto in difficile e ho ottenuto Leone, e ho fatto di nuovo la battaglia con Minamimoto in Master e ho ottenuto Fiero come la fiamma o Robusto come il monte, uno dei due comunque. Queste due spille fanno parte di un set di 4 spille, di cui una, Veloce come il vento, già ce l'abbiamo. Tra parentesi, giocando in massimo, finalmente alcuni rumori tabù mi hanno droppato la materia ombrosa. Materia ombrosa che possiamo scambiare con la materia oscura. Quindi iniziamo la terza e ultima settimana. Ho deciso che questo set di spille non è male. Più che altro tolgo questa qui e magari per il momento rimetto quello della medusa. Rumori maiali. Trovo l'uniforme da ragazzo giacca, quindi è la versione femminile di quella dell'altro giorno, 81 e 83, che credo siano a questo punto Uzaki e Kariya. Però in forma potenziata o in forma normale? Credo in forma normale. Esatto, 81 e 83. E siccome già li abbiamo fatti in difficile, direi di puntare al massimo. Eccoli qua, ovviamente. E c'è anche il maiale in questa zona, ma pensa un po'. Non è specificato se io debba sconfiggerli assieme, ma credo separati. Non credo sia un problema. Ecco qua il maiale, facciamo prima lui. Ah, sempre davanti. Facciamo il maiale. Speriamo che non sia ancora quel... Oh no. Qual... Eccolo, perfetto, stavo dicendo qual è l'originale. Ah, una tectite, wow. Va bene, facciamo allora quello a sinistra prima, che è Uzaki secondo me. Ecco qua appunto. Aia, che male. Tranquilla che... Con la solita combo... Ti facciamo fuori lo stesso. Maledizione, ti spacco la faccia, scemo. Anzi, scema. Dammi un secondo. Madonna mia. Madonna mia. E che cos'era, e che cos'era, veramente. Dammi la spilla. Yes. Grandissimo. No. Purella. Vediamo. Oh, peccato, ce l'abbiamo già Big Bang. E con Uzaki siamo a posto. Andiamo anche da Kariya, sperando che ci droppi anche lui la spilla. Forza Kariya. Occhio. Ha lanciato la bomba Kariya. Vai, Beat! Spaccalo, lo stronzo! Maledizione a te, Kariya! Madonna mia, il tempo che si riattiva la medusa e usiamo la fiamma blu. Madonna mia, che combo! Che combo terribile che è questa con Beat, veramente! Che combo terribile, stanlocca ma veramente... Ah, niente spilla rossa, solo spilla gialla. Stanlocca veramente l'infinito e oltre. Ah, di nuovo sta scarpa, già ce l'ho. Vediamo che percentuali avevano. Allora, lei 92%, però già ce l'avevamo. Più del 90% e ci ha dato quella gialla, ma ti pare? Che stronzo. Vediamo quanto ci voleva per arrivare al 100, giusto per curiosità, scusami, eh. Vediamo col 20. Tanto vincevamo comunque, quindi. Col 20 avevamo il 100% di possibilità. Sai cosa? Quasi quasi rimango a 20, che mi sembra che un buon 100% ce l'abbiamo, a parte con lui, quasi con tutti. Ok, ci ma... Ah, i maiali, perfetto, siamo a posto. Ci manca l'uniforme da ragazza. Incontrati col segreto.
Questo vuol dire che ci deve essere una zona... Ah, vestito da ninja, grazie! Allora, che cosa volevi tu per il cappotto da faccia da pila pelle resistente? Dannazione a me! Cavolo, è vero, l'ultima volta che sono andato al negozio... Oh no, ho comprato tutt'altro! Vabbè, tanto la settimana con Bit... Oh, eccolo qua il segreto! Abbiamo la possibilità di andare ovunque! L'uniforme da ragazza giacca. Da ragazza giacca non vuol dire nulla. Tra parentesi, non ho visto le statistiche. Allora, quello da maschio 100 più 15 di attacco, 75 più 20 di attacco. Vabbè, e il vestito da ninja, ostacoli più durevoli. Wow, però. E il primo giorno della terza settimana è a posto. Secondo giorno, trova i rumori maiale, trova la dentiera, non si vede. Ok, elimina il 66 in difficile. Se l'altra volta non mi fossi dimenticato di comprare le cose, a questo momento già potevamo prenderle tutte. Più che altro questa qui, materia oscura, ce ne serve una. La materia ombrosa ce l'abbiamo. Certo che per una spilla brand, porca miseria, chiedi anche fin troppo. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, tu cos'è che ti mancava? L'argento, tu lo vendi, o meglio, lo missioni. 10 yen e 3 metalli rari. Ascolta, ecco fatto. I metalli rari prima o poi li farmiamo. Grazie. Per la bandana invece una seta lucente abbiamo. Ecco, lei è quella che voleva Ovis per il regalo dell'anno nuovo. Che cosa faccia non lo so. Scatto di Team Pin, la parsimonia ce l'abbiamo. Ci manca solo scatto di Team Pin. Allora, il nemico grosso è questo qua, che se non ricordo male ho già sfidato, ma non a livello massimo. Dovrebbe essere il mammut. Sì, eccolo qua, è quello viola. Ok, tranquillo, che ci penso io a te. Vai Bit, sfonda lo stronzo. Ok, siamo salvi in questa zona. Più che altro è una vera rottura di palle sto terremoto. Dovrei mettere prima il fuoco. Dovrei prima mettere il fuoco, prima della medusa. Ecco fatto. Semplice. Ormai abbiamo una build che funziona e non la cambieremo. Non la cambieremo. L'unica, yes, l'unica opzione che possiamo togliere è cambiare queste due. Cioè, meglio, una di queste due, ma per il resto funziona. Questa già ce l'abbiamo, ma grazie del regalo. E ok, il 66 andato. Allora, qua c'è il maiale. Ah, eccolo qua il pacco. Oh cavoli. Mi sa che qualcuno se l'è dimenticato. E certo quel poveretto starà andando in giro per Shibuya con un serio problema di masticazione. Oh, va bene così. Non ho da chiedere nulla e non voglio sapere nulla. Vediamo le statistiche. 30 di attacco però, mica male, mica male davvero. Anche i guanti, 25 e 5 non sono male. Però voglio sapere gli effetti. Qualcuno mi dica gli effetti. Dov'è il maialino? Eccolo qua il maialino. Quale maiale sarà questo? Mi sa uno normale. Ah, perfetto. Stato facile. Ok, già ce l'abbiamo. Abbiamo fatto tutto? Perfetto. Quindi, giorno 3. Rumori maiale, cartella nera. Nera, qui. Il giorno... Oh, il giorno 3? Cavolo, il giorno 3 è quello in cui c'è di nuovo il vecchietto che chiede il signor demone. Signor demone che tra l'altro mi avete detto di non dare consiglio per ottenere una ricompensa. Oh, guarda, c'è Makoto e il principe e c'è anche un rumore maiale. Questo discorso tra l'altro non mi sembra di averlo visto l'altra volta. Che posso fare? Ehi, quello lo conosco. Niente di quello che faccio va mai bene. Mi arrendo. Ehi, Mick. Oh, Eiji. Voglio dire, signor Oiji. Qualcosa non va, mi sembri giù.
Sono un fallito cronico. Ho lasciato il mio lavoro perché pensavo di avere tutte le risposte. Cavoli se mi sbagliavo. Niente sta andando nel modo in cui pensavo. Cos'è stato di quel posto che vende ramen? L'ho chiuso per un po'. Cosa? Perché? Era sempre strapieno. All'inizio, poi le vendite hanno iniziato a calare. Da un giorno all'altro, poi tra l'altro. E non sapevo come convincere la gente a restare. Mick, abbiamo già parlato prima. Le mode possono farti volare e crollare a Shibuya. Sì, me lo ricordo. Sì, più trendy, giusto? No, non è così semplice. Non puoi semplicemente metterti un vestito alla moda e pensare di essere trendy. La gente lo vede subito. I vestiti sono una forma di espressione personale. Non sei trendy se non sei te stesso. Usa le mode, indossa quello che ti senti più giusto. Non lasciare che le mode ti usino. Ok, credo di capire. Beh, devo andare al mio prossimo appuntamento. Ci vediamo, Mick. Indossa quello che ti senti giusto. Fai quello che ti senti giusto. Oh, ma cos'è che sento giusto? Strano, la vita, Mick? Ecco qua il maialino. Ah! Non l'ho... Non l'ho mai visto questo maiale. Però non so perché non riuscivo a colpirlo per qualche motivo. Cioè alcuni colpi... Bella. Insulto. Per qualche motivo non riuscivo a colpirlo. Chissà come mai. Forse era immune al fulmine? Ah, sembra strano. Comunque abbiamo ottenuto una spilla che non ho mai visto. Ah, è già masterizzata, perfetto. Attivazione istantanea, degrado difesa. Allunga notevolmente la durata degli effetti di spezza difesa. Aspetta. Allora, a parte che questa si è evoluta, ma abbiamo ottenuto visone. Bella. Visone, gratta uno spazio vuoto. Aspetta, vediamo. Gratta per creare una tromba d'aria, infligge danno a tutti i nemici e li immobilizza sempre. Allora, questa cosa qui dell'immobilizza sempre, io non capisco se sia comunque un fattore che fa danno, tipo ai nemici che non possiamo alzare, tipo quelli grossi o i boss. Cioè, a quel punto forse è meglio la medusa. Oh, aspetta, possiamo ottenere questa materia ombrosa, o ricalco e la tectite, siamo a posto, perfetto. Premi uno spazio vuoto per lanciare un proiettile che si frammenta e collisione col nemico. Va bene. Ehi là, c'è qualcuno qui? L'altra volta c'era un boss qua. E infatti, guarda un po'. Tra l'altro stiamo giocando a difficoltà massima, quindi speriamo di ottenere la spilla. Che se l'altra volta in difficile la spilla del pipistrellone era la sua, come si dice, la sua spilla. Al massimo che cosa cavolo è? Perfetto, bravo Beat. Beat, attacca. Attacca, uccidi, uccidi i pipistrelli, vai, spaccali sti stronzi. Uccidi, uccidi, uccidi anche quello, quello, vai Beat, crepali. Crepali prima che, maledizione Beat, levali, oh bravo, ok. Perfetto, bravo Beat. Allora, vai, 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 vai. Che tra l'altro questo, come... No, infatti, non ne vale... Non ne vale la pena questa spilla. O meglio... Vabbè, vai, attacca questi ormai. Questa qui del visone non va bene contro i boss. Appena lo stiamo per scaricare, utilizziamo la fusione perché... Non mi va di sprecare un turno per niente. Allora, vediamo. Cavolo. Perfetto. Non abbiamo grandi combo oggi, eh. Devo essere sincero. Bravo, Beat. Ok, vai. Questa via. Madonna, perfetto. Dai che siamo finalmente a un numero alto. 5-5, non male. Non male, 5-5. Perfetto, distrutti tutti. Vai. Crepalo. Madonna mia. Se ti... Ah, che palle. È finito troppo presto. Vai, Beat. Ok, anche se in realtà questo turno
purtroppo è sprecato. Sprecato per il niente. Dobbiamo riuscire a sopravvivere fino a che Beat non si ricarica. Questo nemico comunque è un po' una merda. È un po' una merda perché proteggendosi nel buio è facile non farsi colpire, Perfetto. Vai Beat, uccidilo. Quello. Perfetto. Dai che adesso finisce il timer, ma almeno avremo ucciso un po' di pipistrelli in più. Ehi, pipistrello d'oro. L'altra volta non si è trasformato. Dove cavolo vai? Non riesco a colpirlo. Dove sei? Eccoti qua. Ok. L'altra volta non si è trasformato in pipistrellino, Mi sa che o l'avevamo ucciso troppo... Yes, spilla rossa. O che l'avevamo ucciso troppo velocemente. Oppure è una... Ah. Era una fase che possiamo ottenere solo in questa modalità. Allora, questa spilla ovviamente è inutile contro i nemici grossi, quindi per adesso non mi servi. Molto meglio la medusa. Vediamo gli obiettivi intanto. Ok, ci manca ancora il maiale, è tutto nero. Ah, ma il maiale è ancora qua? Ce ne sono due nella stessa zona? Non mi sembra sia mai successa questa cosa. Ah, non lo sapevo. Oh, meglio per me. Ah, ma è rosso questo. Non lo so. Cos'è? Indistratto. Carina. E vediamo se stavolta sono tutti. Perfetto. Eccola qua, già masterata. Degrado vita, ovviamente, aumenta il risucchio PF. Beh, in realtà il risucchio PF non è male da avere, soprattutto con spille tipo questa qua. Questa qua faceva un sacco di male, metteva quasi sempre risucchio vitale. Va bene, allora, con i maiali siamo a posto, col nemico siamo a posto, andiamo a dire al tipo tutto nero. Beat purtroppo deve aumentare di un bel po' il suo coraggio. Non che Neku non dovrebbe farlo, ma Beat un po' di più. A Neku tanto vale aumentargli l'attacco per ora. A noi, signor demone. Tutto nero, ecco a te. Nero! Una risposta chiara come il sole. No, semmai oscuro come la notte. Niente batte il signor demone quando ti servono delle risposte. Va bene, nero significa... Ah, questo chiarisce tutto. Tu dici? Ok, Makoto, credo di avere la tua risposta. Capo, con chi parlava? So che pensi che la tua fortuna si sia esaurita. Già, niente gira per il verso giusto. Beh, perché? Ti serve più nero nella tua vita. Cosa? Hai capito bene, nero, più oscurità, più mistero. Eh certo. E io il prodotto che fa per te. Ecco qua la scatola, vediamo. Oh cavoli. Lo zaino nero. 75-30 meno difesa. Avrei detto che avrebbe dato più difesa che attacco, però ehi. Ok, questo giorno però, prima di andare avanti, lo dobbiamo un attimo rifare. Tanto il prossimo giorno è solo Gakun, un extra. Visto che ottieni due rapporti, niente di eccezionale. Ok, questo giro invece non dobbiamo interferire. Lasciamo decidere a lui. No, non stavolta. Eh? Ma di che parli, cuffiette? Deve trovare le parole da solo. Ma cuffiette! Ah, non si muove! Per piacere, parlami, demone! Ehi, capo, senta, devo andare. Aspetta, Makoto. Eh? Ti ricordi di quando hai iniziato a lavorare con me? Il tuo primo giorno. Avevi un barlume negli occhi e hai detto: voglio che i miei clienti siano felici. Tutti iniziano da qualche parte. Makoto, a quei tempi avevi la testa talmente fra le nuvole che non riuscivi a combinare niente. Proprio come adesso. Non esattamente. Il Makoto di prima non aveva bisogno di vestiti alla moda per essere trendy. Meraviglioso, ecco com'eri. Capo, credo che tu debba cercare nel passato e chiedere a quella persona cosa devi fare. E se combini un disastro, che importa? Niente di quello che facciamo nella vita è sprecato. Wow,
per tutto questo tempo ho continuato a affrettare le cose. Forse dovrei ripartire da zero per capire cosa voglio davvero. Grazie, capo. No, sono io che dovrei ringraziare te. Eh? Per cosa? Niente, niente. Ehi, capo, io ora devo andare. Va bene, mostra al mondo di che pasta sei fatto. Ma chi ha bisogno di questo pezzo di carta? Le risposte che vengono da me sono molto meglio del bianco e nero. Ho giocato al signor demone per l'ultima volta. Proprio così, ciccio. Ehi, aspetta un attimo. Ah! Cuffiette, ci hai fregato, bello! E adesso chi giocherà, signor demone? Nessuno. A proposito di questo signor demone, ora che invece abbiamo dato le risposte a Makoto, in teoria noi dovremmo tornare indietro. Il problema è che adesso c'è lo scontro con lei. Non che la cosa mi crei problemi, sia chiaro. Wow, 5.000 yen in facile, santo cielo. Ah, il quarto giorno è quello delle scatole, dannazione. Più che altro che non possiamo andare in giro il quarto giorno. Trovi il Gakuran. Pacifico, questa non ce l'avevo. Ok, questa era un attimo più semplice ma nello stesso tempo più complessa da trovare. In sostanza la scatola la trovi dopo aver fatto tutta quanta la sequenza degli indovinelli di questo livello. Il Gakuran. Oh, innocenza, ricordi i bei tempi del Grembiule? Ma non è la stessa cosa? Ah, beh, certo, ecco perché è la stessa descrizione. Perché è la stessa descrizione che aveva questo vestito, solo che questa è quella femmina, questa è quella maschile. 110-10, non male. Vorrei sapere le abilità, ma ehi, non si può ottenere tutto. Per avere le cuffie mi servono i cristalli e 400 di coraggio. È un po' tanto, però in realtà secondo me non è male. Poi ovvio dipende sempre dall'abilità, peccato non saperle. Yes, spilla rossa da cariglia. E vai. Ok, Big Crunch. Oh, scontro a due. Addirittura due volte l'abbiamo ottenuta. Ok, giorno 5. Già adesso in teoria abbiamo l'accesso a tutta quanta la zona. Trova i rumori maiale, trova il pezzo grosso, controlla quella lasciata da parte e il rumore 47. Qual è il 47? Qua, oh. Ok, credo sia la sua spilla, quella del dragone, insomma, anche se è una viverna. Ma è ancora chiuso. Forse oggi non è il giorno di apertura. Va bene, cerchiamo i maialini. Allora, il calme. Stupidi rumori tabù. Dicevamo, il rumore grosso è qua. Vabbè, li faccio perché sennò poi continuano a venirmi addosso. Ho messo la Lucky Star nella speranza di ottenere la sua spilla. Sarà difficile, ma la otterremo. Va bene, possiamo, se non arriva nessuno, sfidare il rumore azzurro. Eccoci di nuovo qua, mio caro dragone, che sei una viverna. Di qua. Vai, beat! Spaccalo! Ui! Buongiorno! Buongiorno, a livello massimo tu sei pericoloso, ciccio. Quei colpi fanno sicuramente male. Calmo la coda. Ecco, ti pareva. Via da lì. Ok, vieni, beat. Ok, sicuramente a livello massimo non c'è da scherzare con lui. Non c'è proprio da scherzare. Cavolo, di qua. Questo, ok. Dai che qualcosa abbiamo fatto di danno almeno. Ah, dannazione, vabbè, 3.6 comunque non è poco. Vabbè, anche io, mi metto a sfidarla a livello massimo con 20 di livello. Sicuramente non aiuta, però. Ah, spilla gialla. Porca miseria. Va bene, non fa nulla. 47 fatto, pezzo grosso da trovare e i maiali. Ok, un maiale è qua. Ci sono anche dei rumori però grigi. Eccolo qua il maiale. Quale maiale sarà? Oh, no. Va bene, vai, vai. Che
palle, i maiali, quelli che hanno la cosa specifica. Più che altro è un filo difficile utilizzarla così, ma quella spilla era buona al tempo. Dai. Dove sei? Ecco fatto. Carina, fattore di velocità. Aumenterà la velocità di movimento? Non lo so. E tutti i rumori maiali ce li abbiamo, vuol dire che li ho già fatti da altre parti. Eccola qua. Riattiva più velocemente le spille. Oh, è anche meglio in realtà. Oh, aspetta. Perché è una buona alternativa a questa. Questa ti aumenta la quantità di utilizzi. Questa te la ripristina. Questa per esempio è utile con spille di questo tipo, tipo questa. Questa qua è utile per spille che ci mettono tanto tempo o che comunque vuoi utilizzarla più velocemente. Cioè, con questa e questa te ne basta una di questa qua. Certo, togli uno slot, però sai cosa? Può essere una buona combo, può essere assolutamente un'ottima combo. Questa è la parte dove combattiamo un sacco di demoni che per qualche X motivo sono diventati cattivi. Ovviamente è stata la spilla rossa. Fagli questo. Ecco fatto. Ah, però uno è rimasto. Ragazzi, che vi prende? Tu! Allora, vuoi combattere? Dai, fatti sotto. Aspetta, Bit. Questo non si comporta come gli altri. Ehi, che cosa è successo ai tuoi amici? Non lo so. Fino a ieri stavano bene, poi bam, hanno iniziato a dire quella strana cosa. E perché tu no? Vorrei saperlo anch'io. Aspetta, e se sapessero che ho saltato la riunione d'emergenza dell'altro giorno e ora mi stessero ignorando? Oh no! Che siano questi nuovi ordini, sarà meglio che imiti gli altri. Per ricordare gli innumerevoli stolti del... Maledizione! Ricordai innumerevoli stolti. Quindi i demoni si comportano in modo strano a causa della riunione d'emergenza. Sì, e tutti gli altri esseri umani? Oh cavoli. Yes, pezzo. No, per un momento ho flashato che fosse il vestito di Jotaro. Lasciate perdere. 125-10 è ovviamente abilità bloccata. Andiamo a fare compere prima. Visto che ogni volta che vengo qua compro tutt'altro e non compro mai quello che mi serve. Guarda qua tra l'altro la materia oscura. Sei un farabutto, sappilo. Ok, ho comprato 6 di tutti i materiali. Non penso che me ne servano di più per ora, no? In cambio della tectite questo mi dà 10.000 yen. Grazie. Lo Yukata, brava dottoressa. Potenziamento esperienza. Arrivi tardi, bello mio. E il quinto giorno siamo a posto. Dai che otteniamo la spilla bella. A questo giro avevo il 100% di possibilità. Non mi posso non dare la spilla, vero? Yes. Vediamo. Oh no. Già ce l'ho questa. L'ho comprata quella spilla lì. Giorno 6. Fammi indovinare. Rumori maiale. Show a Dream. Il 93. 93 chi è? Shumina Mimoto? No, già l'abbiamo fatto quello. Mentre il 7 è il 94. Che è il 90... Ah, aspetta, il 93 mi sa? No, forse no, forse mi confondo. Ok, 93 è lei, perfetto, come immaginavo. Invece il 94 è lui. Che ti dirò che proverò a fare in massimo prima che in difficile. In difficile tanto so già che ottengo Anguis, che ottieni in normale con lui, che è già molto meglio. Lei invece sia in difficile che in massimo, un dito nel culo. Ma proverò a farla in massimo, nella speranza di ottenere qualcosa. Ok, finalmente cappotto da faccia di P, non sappiamo che cosa fa, ma 215-25, tutto mio, grazie. Wow, ora possiamo avere uno yen da lei. Santo cielo, che cosa vuoi in cambio? Metalli rari per uno yen, wow, davvero. Voglio vedere cosa mi dà al massimo, ti giuro. Questo negozio è salito a 3. Uniforme da ragazza, giacca. Resistenza doppia, questo vuol dire spezza attacco e spezza difesa. Non male, potremmo darla Shiki, che in questo momento ha il vestito da mamma Natale. Però le statistiche sono bene o male simili, solo che quello da mamma Natale almeno ha un po' di difesa. Però tieni questo, ti sta meglio.
Vorrei fare un salto anche dal Pegaso, tra l'altro, per vedere se riesco a comprare un secondo orologio. O addirittura a sto punto, non quello dorato, ma quello che ho io. Allora, per questo voleva il barone d'argento, che sono 450.000. Io vorrei comprargli un po' di oggetti a questo tizio. Ma giusto perché voglio essere suo amico, ti giuro. Cacchio, 9 pelle resistenti per questo. Perché anche da lei possiamo comprarlo il barone d'argento. Ma come missione abbiamo anche quello dorato che ci richiede il barone d'argento e il golem di Timpin. A questo punto comprerei il barone d'argento dall'amico di là. E lei vuole la materia oscura. Dannazione. Dammi il barone. Siamo a metà, dai. Siamo a metà. Dammi un altro di questi. Quasi quasi questo lo farei a tutti, perché la resistenza non è sicuramente male. Anche se miglioramento globale è forse meglio. Forse ho fatto una cavolata. Le statistiche sono buone dell'orologio, dai. Il duca lussuoso che facciamo cambio continuamente fra Joshua e Beat. Ho comprato un altro orologio giusto per non fare continuamente a cambio. Del gatto abbiamo tutte e due le mani, di cui una già al massimo livello. Ci manca solo il pezzo in mezzo e anche questa già ce l'abbiamo, quindi ciao. Rosa nera, bella. Cosa fa? Attivazione istantanea. Infligge sempre spezza difesa all'inizio della battaglia. Beh, carina. Oh, finalmente ha riaperto Shadow Ramen. Oh, buongiorno. Mi spiace, non siamo ancora aperti. Oh, ma io ti conosco. Hai mangiato qui tempo fa? Sì, più o meno. Si ricorda di me? Alcune circostanze mi avevano costretto a chiudere per un po', ma oggi si riapre. Perché non mangiate prima di andare? Ok, wow, questo tizio è un camaleonte. Oh, Ortensia, basta? Aspetta, questa cos'è? La roba dei... maglietta promo Tuevi? Cosa? Ma che bello! Allora, la spilla rossa già ce l'abbiamo. Ma Rhyme? Perché c'ha lui Rhyme? Oh, a me va benissimo, grazie. Questo cosa fa? PF massimi 32. La madonna. Cosa vuoi per questi però? Aspetta. Materia ombrosa, ok. Gentiluomo di Tued. Volo scintillante. E presenza regale ce l'abbiamo. Vabbè, io compro un bel po' di ramen, grazie. Shadow ramen assoluto. Materia oscura. Che palle. Liquido misterioso e noodles raffinatissimi. Oh, io continuo a comprare che 10.000 yen, cosa vuoi? O ricalco, un po' troppo. Altri 10.000 yen. Materia ombrosa, chiedi un po' troppo, mio caro. Stella fortunata, già ce l'abbiamo, mi spiace per te. Materia oscura, però vabbè, ci sta. Dai che siamo al massimo. Signora fortuna. Ah, ok, questa la voglio. E voglio anche il Shadow Ramen assoluti. Vuoi delle materie oscure, insomma. Thank you. E abbiamo trovato un pacco. Perfetto. Cosa avrà all'interno? La mazza fortunata. La miniatura del martello d'oro risalente alle leggende del periodo Muromachi, che ti fa cambiare statura a comando. Perfetto per la gente bassa. Va bene. 100 di PF, 25 di difesa. Ok. Comunque, cappotto da faccia da P, quasi quasi glielo do a Beat. Già, al cappello. Però sai cosa? Questi vestiti hanno fusione duratura. Ok, vado e torno a prendere la materia oscura. E nel mentre cerchiamo anche qualche maialino, che probabilmente avrò già ucciso un po'. Però, magari. Allora, chi aveva la materia oscura? Ce l'avevi tu. Me ne vuoi 10 per una sola. Cavolo, vabbè, allora dovremo aspettare. Uff, è stato più facile di quanto pensavo. Mi ha dato la materia ombrosa, va bene. Non è un peccato, anzi. Yes, altra materia. Oh, lo squalo abbiamo ottenuto. Fantastico, perfetto. E abbiamo ottenuto anche due istrici. Bene. Se lo squalo è interessante, trascina uno spazio vuoto. Cerchiamo uno spazio vuoto, risucchia i nemici. Ah, è il buco nero. E non si riattiva, va bene. Premi uno spazio vuoto, 4 utilizzi, 94 di danno. Si frammenta e colpisce un nemico. Ok, è un proiettile. Dammi la materia oscura. Siccome Lady Fortuna aveva bisogno di due materia oscura, per adesso la lasciamo da parte. Ok, un maiale si trova qui. Eccolo qua, davanti al dipinto.
Quale maiale sarà questo giro? Oh, di nuovo tu, va bene. Ah, mi sa che è uno di quelli scappati, cavolo. Va bene, riproviamoci. Ecco fatto. Ce l'abbiamo già. Allora, la mazza ce l'abbiamo, i maiali ancora no, e dobbiamo trovare il numero 93. Abbiamo ottenuto Rhyme, che è già al massimo, perfetto. E 95 di danno. Non è male, potremmo provare ad usarla. Bella, possiamo prendere anche questo. Ciondolo teschio argento, ne abbiamo 4 giusti giusti, e lo ricalco ce l'abbiamo, grazie. 150, meno 20 più 35. Non è ottimale, però grazie. Questi invece sono i jeans di faccia da P, cosa vuoi in cambio? O ricalco, pelle e gonna e combo bondage. Ok, grazie. Ci servono altri 3 morbidi di cotone. Possiamo prendere le cuffie. O ricalco, cristalli e occhiali eccentrici. Grazie. Voglio sapere gli effetti, non mi interessa le statistiche in sé. Ho appena provato in una battaglia la spilla di Rhyme. Non è male, fa abbastanza danno, è più che altro che è lenta. È veramente lenta. Tanto vale veramente avere 2 di queste, ma vabbè, giusto. Giusto per cambiare magari. Si può tenere, per carità. Però è, come potete vedere, molto più lenta di questa qua del fulmine, che è comunque superiore anche a livello di danno. Certo, comunque fa male. Fa sicuramente male, ma non credo valga la pena. A meno che non la utilizziamo magari in secondaria. Se la mettiamo in secondaria magari la utilizziamo, ma... Cosa abbiamo ottenuto? Ah, di nuovo visone. E abbiamo ottenuto l'ultima spilla dell'Eden. Perfetto. Porta dell'Eden, grazie. La mettiamo qui a livellare. Ci manca solo il numero 4 ora. Aspetta. Potremmo comprare questo. Non che ci serva avere 999.999.000, ma... Vorrei anche prendere sti funghetti, ti giuro. La dentiera, e non so perché la cosa non mi sorprende. Potenza esperienza. Ciao. C'è un filino indietro. Oh, guarda un po' chi c'è. Perfetto, eccola qua. Comunque, ho scoperto com'è che si fa far materializzare lei subito. Bisogna spingere uno dei rumori tabù all'interno. Dai, cadi qua, bel cagnone. Dai, vieni qui, vieni qui. Mi dispiace. Mi dispiace. Dicevo, i rumori tabù fanno male, quando vengono dentro. Ok. Qua potrebbe essere un filino fastidioso. Osa la questione. Avrei dovuto mettere una spilla di cura, mi sa. Però va bene così per adesso. Vai, Beat! Dov'è? Ma porca. Dov'è andata? Uccidila! Siamo già alla fase numero 3. E vai! Questa fase è tutta questione di pazienza. La fine. Vai, Beat, attaccala. Attacca la stronza. Tanto tutto quello che dobbiamo fare noi è solo continuare a stare sulla sua ombra. Dai, sono sull'ombra. Continuare a stare sull'ombra finché non ci ridà Rhyme. Solo che sta fase veramente, madonna mia, che palle che è. Ti giuro.
Aia. Beat mena la stronza. Aspetta che mi devo ricaricare. Perfetto. Dai. Beat? Dov'è? Perché non attacca? Beat! Donna mia. Dai, su, 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 che siamo a metà vita. Siamo a metà vita della barra verde. Beat! Spacca nel culo. Ok. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccola. Beat! Collabora con tua sorella, maledizione. Falle il culo. Aiuto. Ecco fatto. Speriamo nella spilla, ti prego. Dammi quella spilla, dammi quella spilla, dammi quella spilla. Maledizione, ancora quella blu. Ma manco quella gialla. Quella blu. Ma lo fai apposta, proprio Marianne, cara marmoreo proprio. Wow, la tectite e la materia ombrosa. Wow. Questi sì che sono premi. Va bene. Ci manca solo da trovare qualche altro rumore maiale. Eccolo qua il maialino. Dove sei? Qui. Oh, via via. Prima che mi attaccate. Speriamo sia un maiale semplice però. Ok. Ah, stavo già per dire ok, è andata male, ma ce l'abbiamo fatta per fortuna. Ok, che cosa... fatto a mano. Ah, carina. Attivazione a degrado attacco, ovviamente. Ah, il fatto a mano. Ah, l'ho capito adesso. Ha preso una spilla che già esisteva e ha fatto la X sopra. L'ho fatta io questa. Va bene, bello. E anche il giorno 6. Oh, siamo a posto, finalmente. Manca l'ultimo giorno. Manca solo giorno Giovanna. Quel negozio ce l'avrà nel magazzino? Non lo so. Allora, io in teoria so già dov'è il 94, perché ho farmato un po' in quella zona e non l'ho sfidato, ovviamente. Ci manca da trovare qual è quel negozio. Ci sono due possibilità che mi vengono in mente. O un negozio è quello lì del tizio che vende cose strane, o il negozio è quello del ramen. Mi sembra strano che sia ancora quello, perché sarebbe già la seconda volta che ci vai, ma mai dire mai. Ok, lui non è. Quel negozio ce l'avrà. Equinozio di primavera. Piania blu cielo. Scusami, mi hai appena identificato degli oggetti inutili? Oh, una scena. Avanti. Quindi era questo quel negozio. Bene. Ehi ragazzo, qualcosa non va, mi sembri giù. Su con la vita, fatti una ciotola di ramen. Il Gakuran. Ecco qua, grazie. Ehi, non così in fretta, figliolo. Ti sei dimenticato questo? Ah, ce l'aveva lui la scatola. Eh? Cosa diavolo? Sono certo che anche tu hai i tuoi problemi, ma resisti, ok? Certo, grazie. Non dirmi che è lui quello che mette in giro le scatole. Beh, sto tizio è più misterioso di quanto non sembri. Per riparare gli innumerevoli torti dei giorni nostri. Ehi, tipo del ramen. Ma cosa è successo? Questa strana voce mi è risuonata in testa. Ho bisogno di una vacanza. Troppo lavoro. Ehi, aspetta. Quindi tutte queste scatole venivano da... Nah. L'elmo laccato di un guerriero leggendario, intagliato da un maestro ormaiolo, abbastanza duro da poter resistere a migliaia di colpi, sempre se riesce a sollevarlo. E certo. E ora, porca miseria, sti incontri, finalmente possiamo andare al sottopassaggio di Shibuya e affrontare il boss finale, o meglio... Il problema è che in teoria per poter passare dall'altra parte dobbiamo sconfiggere di nuovo... La Vergine di Ferro. Sperando in realtà... No, forse non mi serve. Fammi vedere. Calmo. No, è qua in questo angolo nascosto. Dannazione a voi. Per poter andare all'ultimo pezzo, dobbiamo riaffrontarla. E vai. E
A noi due, serpentone. Nella speranza sempre di ottenere l'oggetto che ci serve. Allora, prima fase. Da questo lato. Vai più su. Vai, Shiki! Spaccalo di botte, lo stronzo! Dov'è? Aspetta. No, vabbè, non importa. Ah, lo odio il suo... la sua fusione, perché io non vedo mai dove sono, durano troppo poco. Durano veramente troppo poco i suoi attacchi e le sue carte. Saccati. Vabbè, perlomeno abbiamo interrotto un attacco. No, torna qui con la coda. Riuscivo a fare... Oh, vai via con quella... con quella stupida bolla. Riuscivo a farti dei doppi attacchi. Di nuovo, vai via. Dov'è? Dov'è andato? Ecco fatto. Dai che siamo oltre la metà della prima fase. Aia, male. Ah, vabbè, facciamoci catturare da sta palla maledetta. Col cavolo che mi faccio prendere, dai. Oh, dai che la prima fase ce l'abbiamo fatta. Uff. Su. Vieni, Bit. Attacca quello che ti capita. Ed ecco perché metto la medusa quando usiamo Beat, perché ci permette perlomeno di farlo attaccare. No, col cavolo. Oh no. Vabbè, siamo al 208% almeno. Andiamogli qua sotto. Dai, Beat, che arriviamo al 300%. Perfetto. Vai, attacca lo stronzo. Questo, via, via. Che combo. Via questo. Perfetto, via questo. Via. No, vabbè, ho sbagliato, però ce la siamo comunque cavata. Questo. Oh, è la prima volta che arriviamo a un punteggio così alto. È la prima volta che arriviamo a un 5.9. Chissà se si può, se sei abbastanza veloce, se arrivi addirittura a 10. Ho visto una spilla blu. Tristemente ho visto una spilla blu. E vai, Hip Snake. Yeah. E vai. Però con questo abbiamo completato tutte quante le settimane. In teoria io giocherei prima il giorno segreto X, che è quello che c'è nel gioco originale, ma il gioco mi dà un nuovo giorno prima di questo. Io andrei in ordine cronologico che ci dà il gioco. Va bene, decidiamo allora quale dei due giorni fare prima. Però con questo abbiamo concluso anche la terza e ultima settimana.